ragazzi, che spettacolo! Mi piacerebbe foste qua a vedere queste migliaia di persone una sera di agosto, che dirvi, grazie di cuore, grazie. Grazie di cuore perché siete il motivo per cui ci alziamo la mattina per fare quello che con tutti i nostri limiti e con tutti i nostri difetti cerchiamo di fare per il bene degli italiani, non per interesse personale o per interesse del partito, ma per il bene di questi 60 milioni di abitanti che vivono nel paese più bello del mondo, perché non abbiamo niente da invidiare a nessun altro, con tutto il rispetto per Francia, Germania, Lussemburgo. È stato un anno bello, è stato un anno bello, devo dire. Guardavo oggi pomeriggio nel mio ufficio al Ministero i risultati di quest'anno, innanzitutto a partire da quella che era la mia competenza, per cui mi pagate lo stipendio. Ebbene, abbiamo ridotto dell'80% gli sbarchi di immigrati nel nostro paese, abbiamo chiuso i porti a barchini, barconi e barchette, facendo arrabbiare qualcuno, una battaglia quotidiana, ONG per ONG, adesso ci sono in giro una ONG tedesca, una ONG spagnola e una ONG norvegese. Grazie al decreto sicurezza che ho firmato definitivamente questa mattina, se entrano senza permesso nelle acque italiane, gli viene sequestrata la barca e hanno fino a 1 milione di euro di multa. E vediamo chi si stufa prima a infrangere la legge. Ovviamente non è una legge. Domani mi sono impegnato a mandare il testo del decreto sicurezza a due vescovi che evidentemente l'hanno criticato senza averlo letto, perché non è una legge che impedisce di salvare le vite in mare, anzi, non da ministro ma da papà non permetterò mai che nessuno si volti dall'altra parte quando c'è un essere umano in mare o in terra che ha bisogno. Molto semplicemente voglio stroncare il traffico di esseri umani e mettere in galera gli scafisti, e pretendo che chiunque rispetti le leggi del mio paese. Se recuperi 50 immigrati e il porto più vicino è la Tunisia, vai in Tunisia. Se il porto più vicino è Malta, vai a Malta. O se vuoi andare in Francia, vai in Francia. In Europa si convincano del fatto che l'Italia non è più il centro profughi di tutta Europa, come è stata fino all'anno scorso. Basta, basta. Quindi, non è... Anzi, uno dei risultati di cui vado più fiero è che grazie al controllo dei porti e grazie a queste leggi abbiamo più che dimezzato il numero di morti e dispersi sul fondo del Mar Mediterraneo, perché più ne partivano, più ne morivano, meno ne partono, meno ne muoiono. Chi si è arrabbiato di questa situazione? Quelle cooperative che facevano milioni di euro sulla pelle di questa gente, che hanno smesso di fare soldi, che per quello che mi riguarda sono spregevoli, come quelle realtà che ad esempio, ci sono indagini in corso, invece di fare soldi sugli immigrati facevano soldi sulla pelle dei bambini portati via con l'inganno alle mamme e ai papà. E su questo verificheremo tutte le case famiglia in tutta Italia. Io poi so che i giornalisti sono qua peraltro, però con tutto rispetto per i giornalisti, lo faccio anch'io come mestiere e lo tornerò a fare quando non farò più il ministro e hanno le domande, ma allora cosa succede al governo, i rimpasti di governo, la TAV, mica la TAV. Prima fatemi dire cosa abbiamo fatto in questo anno a questa splendida piazza, a chi ci sta seguendo da casa, e poi rispondiamo ai giornalisti. Una volta tanto vengono prima i cittadini dei giornalisti, per quello che mi riguarda, visto che di solito funziona il contrario. Premessa, e poi nelle prossime ore vedremo, leggevo qualche titolo, l'ultima delle cose che ci interessano è avere qualche poltrona in più. Non ci interessa chiedere qualche poltrona in più o qualche ministero in più. Quello accadeva in passato, anzi, vi posso dire che i 7 ministri della Lega, le 7 poltrone della Lega sono a disposizione degli italiani, perché fare i ministri per il gusto di fare i ministri non ci interessa.
o si possono fare le cose oppure la parola torna al popolo, che è l'unico proprietario della democrazia e dei ministeri in questo paese. Non ci sono mezze misure. Abbiamo lavorato bene e non mi uscirà mai da questa bocca una parola negativa nei confronti sia di Luigi Di Maio che di Giuseppe Conte, perché quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto in questi mesi lavorando insieme. E comunque vada a finire, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Certo, siamo al governo da 14 mesi, per almeno 10 o 11 mesi abbiamo lavorato offrendo all'Italia leggi che l'Italia aspettava da tanti anni, non vi nego, ma lo vedrete voi anche leggendo i giornali o guardando i telegiornali, che negli ultimi 2 o 3 mesi qualcosa è cambiato e qualcosa si è rotto e quelli che erano i sì prima sono iniziati a diventare un bel po' di no. E l'Italia con i no non va da nessuna parte. L'Italia ha bisogno di sì, ha bisogno di lavorare, di costruire porti, aeroporti, sulla TAV. Ma si è speso dei soldi per scavare un buco sotto la montagna per farci passare un treno e per togliere i tir dalle autostrade? Secondo voi ha più senso spendere i soldi che ti mancano per finire il buco e farci passare i treni o per tornare indietro e riempire il buco e non farci passare i treni? Mi sembra evidente che gli italiani hanno bisogno di viaggiare spendendo meno e inquinando meno. Punti di vista e che non toglie quello, non so cosa abbia detto chi c'era prima di me, però in questa piazza l'anno scorso vi avremmo detto quello che ci sarebbe piaciuto fare, dopo un anno vi portiamo quello che abbiamo fatto, la Lega è il movimento delle concretezze, dalla parola ai fatti, grazie a quota 100 la legge Fornero ha cominciato a essere una legge dimenticata, una delle leggi più infami approvate dal Parlamento italiano del dopoguerra. Sono sicuro che in questa piazza ci sono uomini e donne che hanno recuperato la propria vita recuperando 1, 2, 3, 4, 5 anni di vita, passandole a casa con i propri nipoti, con la propria moglie malata, guardando a testa alta i propri figli dopo 40 anni di fabbrica o 40 anni di ospedale, sollevando ammalati o invalidi e con la schiena rotta. Andare in pensione dopo 41 anni di lavoro è un sacrosanto diritto, non è un regalo per nessuno. E il nostro obiettivo è di arrivare fino in fondo.